Siamo con Fiorello Cortiana, uno dei protagonisti dell'Internet Governance Forum, e facciamo un piccolo bilancio. Allora, com'è andata e le cose più importanti che sono emerse in questo forum? Diciamo, il forum sta andando molto bene, i vari workshop tematici sono stati molto intensi e direi che il confronto è stato di grande qualità, teso a cercare di definire le questioni e di costruire indirizzi di risposta. A differenza di altre volte, non c'è stata tanto la necessità di avere un atteggiamento affermativo di identità da parte dei partecipanti, ma ad avere un concorso di riflessione collettiva. Questo dà un segno di maturità molto importante per quella che a me piace definire come una coscienza che prende corpo, una consapevolezza di un blocco sociale dell'innovazione. Parlo qui di imprese grandi, quindi di rappresentanti di grandi corporation, come di realtà come l'UNESCO, il Consiglio d'Europa, piuttosto che di esperienze della sussidiarietà, delle associazioni non governative o di tante esperienze delle amministrazioni locali o del CNR. Questo è quello che è in atto. L'aspetto uscito importante, la domanda che è uscita in modo esplicito dai vari workshop, è stata quella di definire un'interlocuzione credibile, costante e stabile con i luoghi istituzionali di decisione relativamente alle cosiddette policies pubbliche, quindi alle politiche pubbliche, alla normativa o altro, perché tante volte ognuno sa, vediamo prendere decisioni pubbliche che non hanno nulla a che vedere con la natura interattiva, convergente e pervasiva della rete digitale e soprattutto con le modalità di produzione di valore che sulla rete ci sono. Mentre Steve Jobs inventava iTunes come distribuzione commerciale di musica, qui da noi si equiparava esplicitamente il peer-to-peer alla contraffazione, a dispetto di ciò che l'Unione Europea in una sua direttiva altrettanto esplicitamente aveva escluso. Quindi ci rendiamo conto che da qui oggi l'IGF si deve costituire come una realtà stabile, multi-stakeholder, aperta e inclusiva, che ha la finalità di essere da un lato parte e interlocutore dell'IGF delle Nazioni Unite a livello internazionale, dell'IGF Europa che si va costituendo, dall'altro essere un interlocutore per tutti i livelli istituzionali, da quelli locali, vuol dire amministrazioni locali, quello parlamentare italiano fino al Parlamento europeo, piuttosto che sedi come il WTO e tanti altri, interlocutore attivo e tempestivo che vuol partecipare col suo contributo ai processi di decisione pubblica. Questo evidentemente senza nessuna velleità deliberante, lasciando tutte le prerogative di decisione alle sedi deputate dalle varie costituzioni. In due parole, the next step, e ora? Ma ora avremo un incontro con il ministro Brunetta, che è tra i promotori dell'iniziativa, per rendicontare i risultati dei vari workshop, ma anche per rendicontare del fatto che qui i vari partecipanti multi-stakeholder si costituiscono come steering committee per dar vita in modo stabile all'IGF Italia, che abbia quelle funzioni che ho richiamato prima. Per essere chiari, una delle funzioni esplicite è la tempestività nel chiedere di essere auditi dalle commissioni che trattano questioni che magari poi hanno a che fare con la vivibilità e con la governance della rete. IGF, ma anche Bill of Rights, i lavori fatti qui arriveranno fino in India? Rispetto a Bill of Rights abbiamo avuto un merito storico ormai come paese di avere proposto questa alta suggestione nei termini proprio, vorrei dire, coerenti con la natura costitutiva della rete, quindi in termini aperti, inclusivi, multilevel a livello istituzionale, che quindi tengano conto delle possibilità che concorrono in un processo aperto ed evolutivo, tanto scelte che hanno a che fare con decisioni, deliberazioni, direttive, protocolli istituzionali, nazionali e internazionali, quanto codici di autoregolamentazione che si danno a aziende, ad esempio nella privacy. Io credo che tutto questo senza dubbio arriverà là e tutto questo in qualche modo è la piattaforma che tiene insieme tutto quello che ho detto prima, cioè ogni questione di quello che ho detto richiede una regolamentazione, perché la rete di per sé
non è neutrale, la rete di per sé non è libera, se lasciata a sé vinceranno i più potenti e prepotenti per via normativa o per via tecnologica. Affinché sia neutrale e risponda agli interessi generali di queste e delle future generazioni come un commons, un bene comune condiviso, occorre che insieme tutti gli stakeholder istituzionali non ne definiscano le regole in chiave evolutiva. Grazie. Grazie a voi.